Tu sei composto da tre parti. Una parte visibile a occhio nudo nel cosiddetto mondo materiale, detta corpo. Il corpo è la macchina che adoperi per interagire con il mondo materiale e con gli altri esseri che lo compongono. Una parte intuibile, la mente, che ti serve per fare i calcoli relativi a come adoperare il corpo e a come fare uso dei ricordi, cioè le esperienze precedenti da mixare per adattarle ai problemi che ti si presentano, oppure all'opportunità di inventare nuove fantasie. Una parte che chiamiamo spirito, che è immortale, invisibile a occhio nudo, ma che rappresenta chi veramente sei. In poche parole, chi interagisce e usa la mente e il corpo in questa esistenza. Tu, in quanto spirito, decidi o non decidi di intervenire nel mondo materiale per adoperarlo. Il motivo per cui il 99% dell'umanità non tiene presente tutto questo è dovuto a due fattori: alle religioni e ai centri di potere che per vari motivi tendono a voler sottomettere le masse, alla paura, una paura ancestrale nascosta ma tremenda. Le religioni e il potere temono l'informazione. Infatti, sanno che più uno spirito è confuso, più si sentirà insicuro come spirito e più si aggrapperà all'unico contatto con il mondo materiale, il corpo, impersonandone le limitazioni. Per questo motivo, l'informazione è sempre stata tenuta sotto controllo da pochi per dominare su tanti. Oggi l'informazione sta subendo il più poderoso attacco dai tempi della preistoria. E perché? Perché il momento è propizio. Pochi si rendono conto che la popolazione mondiale non è mai stata così confusa e incapace di ragionare come in questi tempi. Sempre pochi sanno che mai, come in questo momento, siamo allo stato di zombie. Corpi senza mente che, come limatura di ferro attratta dalla calamita, vagano nello spazio materiale, inseguendo idee e teorie di cui non comprendono assolutamente la realtà, né la portata, sulle quali non si fanno un'idea precisa e di conseguenza non sono in grado di sviluppare alcun senso critico. Che cosa ci rende vulnerabili e incapaci di azioni concrete? Sono le frequenze, vibrazioni invisibili, non udibili, che attraversano lo spazio vuoto, ma anche i muri, l'acciaio, la terra stessa, da parte a parte. Sono simili a quelle oscillazioni invisibili che portano fino in casa vostra, persino nel sottosuolo, i vostri video, le telefonate, i messaggi, i giochi interattivi. E già queste sono estremamente pericolose e alienanti. Ma in questo periodo la situazione non è mai stata così drammatica, a causa della sinergia tra un bombardamento di raggi destabilizzanti di tipo naturale, i raggi cosmici, e la diffusione di onde elettromagnetiche pericolosissime emesse apposta da chi sapeva di questo attacco massiccio di raggi cosmici. Il pianeta Terra è uno strano posto, è in equilibrio precario con un inimmaginabile spazio infinito. Il Sole è vivo. Immette nello spazio radiazioni che ci portano la giusta dose di luce e di calore. Inoltre, il Sole produce un'attività speciale, l'emissione di enormi esplosioni di materia e radiazioni specifiche che si espandono nel sistema solare. Come per le nostre tempeste, alcuni scienziati hanno elaborato delle teorie per prevedere e comprendere l'azione di queste esplosioni solari. Dallo spazio arrivano raggi molto pericolosi e poco conosciuti, i raggi cosmici. Alcuni scienziati, dopo attenti studi, elaborarono una teoria secondo la quale i periodi più oscuri della storia umana sembravano corrispondere ai periodi in cui i raggi cosmici attraversavano più facilmente lo spazio e il nostro pianeta. D'altro canto, quando le macchie solari erano in azione, le particelle emesse formavano uno scudo che rallentava o limitava l'irradiazione di raggi cosmici. In tali circostanze, il progresso culturale, scientifico e tecnico faceva passi da gigante,
come per lo splendore della civiltà egizia, l'età di Pericle nella Grecia, il punto di massimo splendore dell'impero romano, il Rinascimento, l'Illuminismo, eccetera. Per concludere, nei periodi in cui le esplosioni solari ci hanno protetto dai raggi cosmici, abbiamo avuto il massimo progresso e il miglior rapporto psicofisico nell'interazione tra spirito, mente e corpo, per poi tornare alla barbarie e a un atteggiamento ottuso e pecorile in quegli spazi di tempo in cui i raggi cosmici ci bombardavano liberamente. Il rapporto tra spirito, mente e corpo è di tipo energetico. In poche parole, è conseguenza di campi vibrazionali invisibili. Essi vengono disturbati o addirittura interrotti da frequenze negative come i raggi cosmici. Purtroppo in questo periodo in cui essi ci colpiscono più che mai, un potere ottuso e miope ha deliberatamente aggiunto a tale azione negativa ulteriori emissioni planetarie di raggi e vibrazioni nocive come l'attualissimo sistema 5G. Ecco perché ci sono ben poche speranze di uscire in buono stato da questo apocalittico momento. L'unica possibilità per i corpi è provare a riattivare la propria mente con precisi interventi etici al fine di rimettersi in rapporto cosciente con lo spirito, ma questa non è cosa facile.